qui per noi, volano, sono i nostri eroi. Sogna Lusalent la città, Perulecce brucia l'anima, e Perulecce ale, urla e gioia quando segnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo rosso è fede all'anima, Perulecce brucia l'anima, e Perulecce ale. Ben ritrovati, nuova puntata di Piede Night Show. Penso che siamo alla quarta. Sì, secondo me è la quarta. Quarta. Zero vittorie, Filippo. Ottimo. Quarta, zero. Con me c'è Andrea, c'è Stefano. È la settimana in cui ci siamo lasciati alle spalle Bologna-Lecce e ci apprestiamo a commentare e ad analizzare Lecce-Juventus. Proprio per questo motivo, sia perché Bologna-Lecce è stata troppo brutta per essere vera ed è stata commentata fin troppo, e che abbiamo fatto il post partita lungo, poi sono usciti editoriali su editoriali sul Piede Lecce, non parliamo più di Bologna-Lecce, facciamo finta non sia esistita, tanto entrerà dopo Dario Mastroianni che l'ha commentata, quindi per forza di cose saremo costretti a tornarci. Andiamo dritti alla prossima tappa di questa stagione, ovvero Lecce-Juventus. Andrea, non so se tu ieri hai visto la Juventus, io l'ho vista. Io penso innanzitutto il Benfica, bravo, molto forte il Benfica, io sono rimasto sorpreso, giocano a calcio a memoria, mi sono piaciuti molto, e comunque sia che la Juventus ha dei limiti, perché insomma una squadra che prende 4 reti c'ha dei limiti, poi si è ripresa sul finale, ma secondo me sul finale il Benfica si era cullato, quindi quella remontata fino a un certo punto, mezza remontata. Insomma, come la pensi tu sulla Juventus? No, io il Benfica, tra l'altro, l'avevo visto già all'andata, perché mi vidi Juventus-Benfica all'Allianz Stadium e mi fece davvero una grande impressione, cioè dalla cintura in su una squadra fortissima, secondo me. E infatti credo che il Benfica abbia perso pochissimo, forse solo una partita in campionato, comunque sta andando molto forte e ha pareggiato col Paris Saint-Germain, no? Quindi comunque una squadra forte, però la Juve non è, allora non prendiamoci in giro, poi magari ci batte 4-0 al Via del Mare, però non è la Juve di sempre, è una Juve un po' sottotono, con poca qualità secondo me nei reparti chiave, perché a centrocampo li manca, soprattutto perché mo si è pure infortunato Paredes, quindi gli manca un giocatore comunque dei detti tempi. In attacco c'ha magari tanta fisicità, perché Kien, Vlahovic, però gli manca Di Maria, gli manca Chiesa, quindi non lo so, secondo me è una squadra in difficoltà. Ovviamente comunque è più forte del Lecce sulla carta, quello è inutile dirlo, però io penso, come anche oggi ho scritto un po' sui social, che noi dobbiamo fare la prestazione sabato, poi il risultato dipende da tantissimi fattori, però sabato non deve mancare la prestazione. Perché sabato io e credo tutti quanti vogliamo una risposta dal punto di vista proprio del carattere, dell'atteggiamento, della voglia, no? E la partita con la Juve è la partita perfetta, perché comunque tu, tra virgolette, non hai nulla da perdere, e le motivazioni sono triple, perché non prendiamoci in giro, quando giochi contro la Juventus le motivazioni sono triple. Quindi è una partita che calza a pennello, secondo me. Stefano, a me della Juve preoccupa, poi è chiaro, è sotto gli occhi di tutti che non è più la Juve di 2 o 3 anni fa, per intenderci, però non è come magari le milanesi quando hanno avuto il declino, si sono ritrovati nel giro di 2 anni da Thiago Silva a Mexes e da Thiago Motta a Kuzmanovic. Loro hanno tuttora un organico molto forte. Salutiamo Mercedes e Kuzmanovic comunque. Loro hanno tuttora un organico molto forte, che per questo motivo da un momento all'altro uno dei loro top player può inventarsi la giocata. Io questa cosa la temo, quella Juventus può essere calata, però hanno delle individualità che gli basta un cross di qualità di un giocatore, un incornato di qualità di un altro, e la Juve la sblocca, come ha fatto. Tu che ne pensi? E diciamo che siamo
ci stiamo parlando sicuramente di una squadra che è forte, una delle big del campionato, che ha dominato il campionato italiano per anni, in una fase discendente, ma secondo me anche per delle scelte da parte dell'area tecnica, sia dentro che fuori dal campo. Detto questo, come dicevate, la partita contro la Juve potrebbe essere veramente un punto di svolta per questa, chiamiamola, mini crisi del Lecce, dai, ci sta forse. Perché? Perché tutti i discorsi relativi al pressing, alla mancanza di tenere alta la guardia, di essere costantemente sul pezzo. La partita contro Juve ci potrebbe regalare quel Lecce che abbiamo visto nelle prime partite, almeno per quanto riguarda intensità e pressing. La Juve, a differenza di quello che avete detto, io sono convinto che invece in alcuni punti del campo e per alcune individualità potrebbe in un certo modo avere delle insufficienze, quindi noi su quelle dobbiamo giocare per fare la nostra partita. E io penso anche alla difesa, abbiamo visto che insomma, sta subendo un po' di reti, ma vabbè, soprattutto in Europa, ma anche nel campionato. E poi in attacco dovrebbe, adesso non lo so perché gli esami strumentali non ho visto l'esito, dovrebbe mancare anche Vlaovic, che è al netto comunque di un reparto offensivo sicuramente di tutto rispetto, mancherà di quel giocatore che secondo me ha nelle corde quella giocata per risolverti la partita. Vlaovic è uno che è in grado di prendere palla da qualsiasi parte del campo e a trovare il gol anche dalla distanza. Questo per dire cosa? Che se Lecce dovesse riuscire a pressare alto e comunque a difendersi nella propria area di rigore, senza di Vlaovic in certo modo potrebbe essere per noi un vantaggio. Secondo me non, da non sottovalutare veramente, perché le possibilità per fare la prestazione, perché qua non stiamo parlando di risultato in quanto nessuno si aspetta di vincere contro la Juve, ma per fare la prestazione ci sono tutte. Vado con i messaggi. Allora, buonasera, speriamo di ripartire agguerriti. La Juve non è un granché, ma sabato non avranno problemi a vincere, no? Perché siamo scarsi, vinceranno e basta, mi sembra giusto. Ottimo, Ragazzi, ho un ottimizzare. dubbio, andare a giocare la mia partita di campionato, vedere il Lecce. Riccardo, dici che categoria giochi Se giochi titolare, se giochi titolare sicuramente vai a giocare la tua partita. in qualsiasi categoria. Sì, perché comunque giochi. Se devi Sì, vederla dalla dai. panchina, a questo punto vedi il Lecce. Panchina del panchina, vedi il Lecce. Io ricordo che l'anno che poi siamo saliti dalla Serie C alla Serie B ero abbonato e non andai a una partita perché io ero un ruolo molto importante. Io ero il secondo portiere della squadra CSI di paese, arrivata ultima con 0 vittorie. E mi 107 sono. non subito. Esatto, mi sono perso quella partita in cui Saraniti fece minimo doppietta all'esordio in casa, Casertana Col forse Catanzaro, era Catanzaro, Catanzaro. Lecce Comunque mi sono perso quella partita per febbraio. giocare a Caprari che a perdere 20 a 1. Quindi vai, vai Riccardo, vai a vedere il Lecce che tanto non è importante il calcio. Difesa Juve è molto lenta, io farei entrare Banda, no, vabbè, Strefezza non ne possiamo parlare Alessandro, ora, ragazzi. Alessandro, ragazzi, comunque anche ha dei problemi. Ieri è uscito prima, ha avuto dei problemi, quindi potrebbe anche non esserci lui. Comunque la considerazione non è sbagliata, cioè è una difesa abbastanza statica quella della Juve di quest'anno. Sì, però Strefezza deve giocare al primo minuto, Stefano. Sì, Banda, deve sono giocare. d'accordo che può entrare dopo per essere un'alternativa e per essere una spina nel fianco, però ragazzi, Strefezza è la luce di questo Lecce. Togli Strefezza, hai tolto il 90% di qualità di Sì, questa sì. squadra. No, ma io sono d'accordo proprio, sai, come punto di riferimento, cioè se non sa chi dà la palla, dalla Strefezza comunque qualcosa te Esatto. la fa. Allora, gli ospiti odierni sono Dario Mastroianni di DAZN, che ha fatto de cronaca purtroppo di Bologna-Lecce. Poi abbiamo Cristian Pasquato, doppio ex, perché Andrea chiaramente abbiamo detto se portiamo Antonio Conte quasi ribalta tutto quanto,
ce lo mandano via, quindi Cristian Ci abbiamo Pasquale. provato, eh? Ci abbiamo Tanto il provato, passo è breve, in però. fin dei conti, eh? Il passo è breve, da Conte Io ho a cercato Pasquale. di trovarlo tramite Pio Amedeo, sinceramente. E poi Fabio Villani, dai, Bianconera, mi avete ricordato, devo mandargli anche il link, però andiamo avanti con i messaggi. Allora, Antonio, allora, secondo me Antonio non ti sei abbonato al canale nostro, magari ti hai collegato Prime con Amazon, però non ti sei abbonato al canale, con l'abbonamento è mensile, quindi magari lo hai fatto in passato e ti è scaduto. L'esempio calzante e più vicino alle nostre potenzialità è la vittoria della Juve contro l'Empoli. Tecnicamente, soprattutto fisicamente, ci contrasta. Bisogna stare attenti alle palline No, attive con velocità. sovrasta, Sovrasta, dice. Sovrasta. bisogna stare attenti alle palline attive. Hanno fatto gol di calcio d'angolo Rabiola, contro ragazzi, è 2 metri di giocatore. McKennie Mangala. non è basso e non è scarso fisicamente. Ho visto un Baschirotto in conferenza stampa carico, speriamo che sabato ne vediamo 11 Baschirotto in campo. Sì, è vero, io ero lì, l'ho visto anche carico. Tra l'altro l'ho visto con una ragazza, poi non so se era sorella, cugina, fidanzata, però si è presentato con una ragazza il buon Hai Baschirotto. temuto che ti arrivasse qualche bella, no, una pentolata? Sì, il No, buon Baschirotto. Baschirotto o ha colpito oppure si è portato il familiare, perché è legittimo che abbia un familiare, magari l'abbiamo trovato. Secondo voi, in caso di trend negativo, la società vuole mettere in discussione a Baroni, perché questa società è sempre molto restia ad esonerare la stagione in corso? Guarda, chiedo anche ad Andrea, poi a Stefano, io penso che in generale, che sia Lecce, che sia Cremonese, questo tour de force di 4 partite, secondo me esonerare l'allenatore non avrebbe senso, perché tra l'altro, se tu lo esoneri oggi, e poi rigiochi fra 5 giorni, in 5 giorni i miracoli non ne fai, quindi magari rischi di bruciare già il nuovo allenatore. Vi sto parlando di Barone, può essere Alvini, come può essere Bocchetti, come qualunque. Secondo me oggi non avrebbe, o domani se perdi, non ha senso esonerare. Poi con la pausa dei nazionali cambia tutto, Ma quando poi c'è una Filippo, pausa. esonerare un allenatore perché perde del Lecce, perderlo la Juventus, ora, salvo una sconfitta pesantissima e clamorosa per il risultato, però cioè, ci sta a perderlo la Juve, no? Quindi non credo che la partita con la Juventus possa essere lo spartiacque della stagione del futuro di Baroni. Penso però, e questo è un mio pensiero che non trova nessun fondamento, nel senso no, non so nulla, però penso che le prossime 4 partite siano fondamentali, nel senso che se lui... Nelle prossime quattro, se Lecce nelle prossime 4 partite dovesse non raccogliere punti o comunque fornire prestazioni deludenti come Bologna, probabilmente un pensierino magari si può fare, visto appunto come ho detto tu, c'è un mese e mezzo poi di sosta. Al contrario, se dovesse fare bene o mantenere questo trend di partite buone associate ad altre meno buone, ma comunque essere lì con i programmi che ricordiamolo sono salvezza all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Baroni resta, anche perché non avete detto voi, come ha detto l'amico qui che ha scritto il messaggio, Corvino, allenatori non ne esonera facilmente. Questa società ha tenuto 3 anni Liverani, 2 anni Baroni, Corvino Padalino lo ha 3 anni. difeso fino alla fine, anche Quindi quando. non è una società che è abituata a esonerare o che esonera con facilità. Quindi secondo me Baroni per adesso può stare abbastanza tranquillo. Miglior messaggio di giornata è già arrivato alle 21:13. Marco dice: per una volta sono d'accordo con Sperti, crai Chioe. Stefano. Io sul mister, cioè io credo che la stampa locale, nazionale, ha comunque sollevato, ma non dei dubbi, comunque diciamo, come dire, delle preoccupazioni relativamente a quelle che è il Lecce delle ultime partite. Abbiamo visto, diciamo, anche articoli che riprendono anche quelle che sono le statistiche. C'è sicuramente un calo, però da qui a mandar via un mister ce ne vuole. Il discorso è qui è una cioè la problematica, come l'abbiamo anche approfondita altre volte, è soprattutto d'atteggiamento. Quindi se la mentalità e l'atteggiamento della squadra cambieranno nel corso delle prossime partite, sicuramente ne avrà beneficio la squadra e anche i singoli giocatori. In caso contrario, sicuramente dopo queste 4 partite, come ha detto Andrea, io sono d'accordo con lui, si faranno delle valutazioni, anche perché poi praticamente si apre un altro ritiro
In questo caso non precampionato, ma come possiamo dire, post inizio campionato. Certo. È un ritiro lungo che ti permette veramente di lavorare eventualmente con un nuovo tecnico, con nuove idee anche, perché gli allenatori, poi diciamocelo chiaramente, non è che ce ne siano tantissimi, soprattutto che riescano a utilizzare i giocatori che hanno a disposizione sulla base di quelle che sono le loro mentalità, le loro idee di gioco, Ma poi eccetera, eccetera. anche sulla base dei giocatori che abbiamo, Stefano, perché comunque Esatto, 4-3-3 esatto. o 4-2-3-1 che poi possa essere, questo Lecce è costruito per questo modulo. Però sai cosa, a me, cioè, infatti questa cosa un po' mi dispiace, cioè, nel senso, lo abbiamo detto, dopo Bologna eravamo inferociti, incazzati neri. Però adesso andare a parlare di un possibile esonero del mister, la trovo una No, cosa è che in questo presto, ma momento è anche proprio inadeguato, no? Anche inadeguato, irrispettoso, esatto. irrispettoso Bravo. nei confronti del mister che comunque ti ha portato in Serie A, che comunque fino alla Fiorentina ti ha fatto giocare le partite tutte senza paura, tutte allo stesso livello degli altri, e sappiamo che no, non siamo allo stesso livello degli altri, cioè è inutile nasconderlo, ragazzi. Il Lecce è una squadra che ha speso meno di tutti a livello proprio di mercato, a livello di monte ingaggio, la squadra più giovane del campionato. Poi sembra una banalità, no? Sembra quasi una scusa dirlo, ma non è così. Cioè, il Lecce è la squadra sulla carta più debole della Serie A, proprio per guardare il lato economico. Quindi Io noi, se ci andiamo, non sono d'accordo, no, Andrea. Cioè, lato, in cioè. generale, non so, non mi, non mi, non, cioè, come dire, se tu hai, tra virgolette, il direttore sportivo che è un fenomeno e Sì, comunque ti va a certo. scovare giocatori che in Però la realtà Cremonese a Braida, non è che all'ultimo è arrivato la Cremonese, per dire una. e c'hanno anche Quello un sacco di soldi pure da spendere. è. Per quello dico, cioè noi ce la dobbiamo vedere comunque con squadre che sono di livello alto. Il Monza, neopromossa, di che parliamo? Che campagna acquisti ha fatto? Forse l'unica quest'anno che sta deludendo è la Samp, perché purtroppo per loro hanno una situazione finanziaria deficitaria, è ok, però le altre sono là. Quindi noi dobbiamo rimanere a galla, ragazzi, dobbiamo metterne tre dietro. Quest'anno è così, cioè c'è pure da dire, dobbiamo metterne tre dietro. Chiunque siano e con quanti punti non è nemmeno importante. Se noi facciamo 25 punti, ma tre dietro ne fanno 18, cioè, e ci salviamo, ben venga, chi se ne Sì, frega. sì. Quest'anno è così. Poi si migliorerà, si alzerà l'asticella. Sì, tra l'altro che qualcuno ha scritto in settimana che ci siamo accaniti su Baroni, ma l'abbiamo fatto con affetto perché noi abbiamo sempre riconosciuto che il Lecce nelle prime giornate aveva fatto un certo tipo di gioco, ma anche alla penultima contro la Fiorentina, il calo nel secondo tempo. Un primo tempo Ok, pazzesco, però. Un primo ma tempo comunque pazzesco. sia sì, una partita così del Lecce contro la Fiorentina ci sta, in fin dei conti. Mi dà fastidio che, ok, la qualità della rosa, quello che volete, i giocatori acerbi, rosa incompleta, quello che volete, che mo stanno uscendo questi temi e sono giusti per carità. Però nonostante ciò, il Lecce ci aveva mostrato una determinata cosa. E se ci aveva mostrato in passato, signora che sapeva farla di recente, soprattutto col Bologna, che è proprio l'apocalisse, ma secondo me già l'inizio della Roma si era visto. Il Lecce non sta mostrando più quella cosa ed è come se sia volontaria il non mostrare tutto ciò, perché già dai primi 5 minuti ci si approccia in un certo modo, come se davvero sia volontà fare un certo tipo di pressing che è contrario ad un altro tipo di pressing fatto in altre partite. Quindi per questo ce la si è presa con Baroni. Perché è come a dire, un rimprovero, caspita, prima me l'avevi fatta bene, perché ora me la stai facendo male? Quasi volontariamente, perché a me è Ma sembrato infatti, così che Filippo, ci sia stato un cambio volontario. le critiche ci stanno, cioè le critiche costruttive sono alla base, altrimenti non si migliora mai. Andrea, Ma chiudi il discorso, torniamo vai. dopo sulle critiche. Primo ospite di serata, Cristian Pasquato. Ciao Cristian. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Cristian. Grazie, grazie mille per Ciao. essere con noi, per aver accettato il nostro invito. Insomma, hai sentito già un'atmosfera bella calda perché veniamo da un risultato che è quel che è, quindi stavamo discutendo sui problemi del Lecce, però adesso facciamo un po' di amarcord perché torniamo dal nostro Cristian Pasquato che ha vestito la maglia del Lecce nella stagione 11-12 e insomma.
Cristian, domanda scontata: se stai seguendo il Lecce questa stagione, anche indirettamente, magari l'hai visto in qualche partita che volevi vedere, non lo so, l'Inter o un'altra squadra, hai visto qualcosa? Sì, i campionati li seguo tutti, il calcio mi piace, da quando sono bambino guardo ogni weekend più partite possibili, immaginabili, e le difficoltà è normale che ci siano, credo che ogni anno le neopromosse abbiano grosse difficoltà o comunque si veda una netta differenza tra quelle che sono le categorie, ecco, soprattutto tra la B e la A, credo che siano due mondi completamente diversi e sia veramente difficile confermarsi l'anno successivo alla promozione. Andrea. Ciao Cristian, io sempre Ciao. Rimanendo in tema passato, non in Lecce, volevo chiederti, visto che poi a Lecce sei stato poco, 6 mesi quell'anno lì, è stata più un'opportunità a Lecce perché comunque ti ha permesso di giocare in Serie A, di comunque conoscere anche, no, giocare, io ricordo con Lecce c'era Oddo, allenatore di Francesco, Muriel e Quadrado, oppure un rimpianto perché magari non sei riuscito a esprimerti al meglio e quindi magari a tra virgolette meritare una riconferma o comunque a rimanere in Serie A in quella squadra? Ma sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, ricordo, dove diciamo la squadra era già fatta e ho avuto qualche occasione sicuramente, però sapete tutti, se vi ricordate, ecco, l'inizio di quella stagione fu comunque difficile. Fu difficile, ci furono anche tanti infortuni. L'allenatore era Di Francesco, se non sbaglio, era anche lui la prima avventura in Serie A, quindi tanti, tra virgolette, piccoli grossi problemi che magari si ha quando si gioca in Serie A, ecco, fondamentalmente. Poi ci fu sicuramente un cambio di marcia con Cosmi, ci fu l'esplosione di Muriel e di Quadrado che diedero nel girone di ritorno un qualcosa, credo, di incredibile. Loro sono riusciti ad affermarsi. Io quell'anno lì ho giocato non tantissimo e a gennaio, ecco, ho preferito fare una scelta diversa. Magari ad oggi dico che sarei potuto rimanere sicuramente a Lecce, perché comunque la Serie A era la Serie A, però avevo tanta voglia di giocare e pensavo che andando in B, quell'anno andai al Torino, di avere più chance, e paradossalmente ne ebbi meno che in Serie A con il Lecce, quindi oggi è facile magari dire sarei potuto rimanere lì, poi sai, è anche da vedere quanto spazio avrei trovato, perché ripeto, lì davanti c'era anche Di Michele, cioè c'era gente forte, affermata e che aveva sicuramente un passato e numeri molto molto più importanti dei miei. Forza Lecce sempre dice buonasera Cristian, eri in campo in Lecce Juve del 2012, la mia prima partita al Viadema. Lecce Juve quell'anno era l'anno di segno a Madrid 0-1 e ebbi anche una grossa occasione per pareggiare, stavo già esultando, ma non ricordo come possa averla colpita così male, però purtroppo è capitato. Questa stagione comunque ha iniziato bene al Trento, già un gol contro, ho visto prima, forse proprio Vercelli, avevo letto. Sì, ora purtroppo è un mese che sono fermo, e dicono che l'età avanza, ma io non ci credo. E quindi sia normale andare incontro a questi problemi, però fortunatamente sono sempre stato bene, però sono dovuto fermarmi ai box per un mesetto, ora credo che se non questa settimana, la prossima, di essere di nuovo disponibile al 100%, non vedo l'ora, anche perché stare fuori è veramente angosciante per noi che viviamo il campo, e non poterlo vivere è qualcosa di veramente brutto. Vai Stefano. Ciao Cristian. Ciao. Allora, ti volevo chiedere questo. Sei il doppio ex, praticamente, quindi no, Lecce e la Juventus le conosci molto bene. Ti volevo chiedere,
Secondo te, in questa fase storica di questa Juve, il Lecce sabato come potrà affrontare e soprattutto metterla in difficoltà? È sempre una bella domanda. Sai, ogni partita è a sé. Abbiamo visto che magari prima di questa batosta che è arrivata ieri sera per la Juve, comunque aveva avuto delle ottime risposte in campionato. Quindi ci son, le partite sono tutte da giocare. E magari, diciamo, ecco, per il Lecce potrebbe essere un punto a favore, magari l'aspetto psicologico che può aver lasciato questa partita, magari un po' la stanchezza e tutte queste cose. Però sappiamo bene allo stesso tempo la qualità della Juve, dei giocatori, della rosa, e in ogni momento possono comunque cambiare le sorti di una partita. Tanto mi fa ridere, appena iniziato a seguirci Antonio Conte, particolare questo. Il mister Cristian, tu non sei trovato con Conte, vero? Sì, io ero in ritiro con la Ah, Juve l'anno che ok. poi venni lì a Lecce. L'anno dello scudetto, il primo scudetto forse era la Sì, Juventus. sì, 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 sì. Che ricordo hai, è vero che martellava. Io ho un ricordo stupendo anche perché era l'anno che dovevo andare in comproprietà con il Cagliari e poi saltò tutto, non si fece nulla e arrivai in ritiro un 10 giorni dopo che i ragazzi erano partiti e la fortuna volle che si fecero male tutti e iniziai a giocare io e feci un ritiro, un precampionato incredibile. Tanto che il mister l'ultimo giorno parlando mi disse: Cristian, hai la scelta se rimanere qui o se andare a Lecce. Lecce è casa mia, starai sicuramente bene, avrai le tue possibilità, crescerai. Quindi mi diede tranquillamente la scelta, ecco, tra le mie mani, ecco, fu una mia decisione, però è stato un ritiro fantastico. Poi io stavo vivendo un sogno perché comunque ero giovane, mi trovavo in mezzo a campioni che l'anno prima vedevo in televisione, quindi per me era tutto accentuato all'ennesima potenza, stupendo, il mister un martello incredibile, però nel suo modo di martellare credo che abbia avuto dei risultati, abbia sempre avuto ragione lui, qualsiasi posto sia andato. Quanto è difficile rimanere con i piedi per terra quando cresci nelle giovanili di una squadra come la Juventus? Bah, dipende sempre dalla persona e dal proprio carattere. Io personalmente non mi sono mai sentito di più, tra virgolette, di quello che ero. Forse erano gli altri che mi dipingevano come il nuovo Del Piero ed è stata un'etichetta pesante perché poi quando fai dei campionati normali o comunque da un giocatore di un buon livello come ero io è tutto, però quando hai questa etichetta la gente giustamente si aspetta sempre un qualcosa in più, ma sappiamo che non è facile assolutamente. E poi com'era nata questa etichetta per la primavera? Avevi sorpreso? Sì, Le punizioni sì. le punizioni Poi erano la andate parecchio. provenienza, il Veneto, il Padova, un po' queste cose qui, sì. Capisco, capisco. Ieri l'hai vista la Juventus? Sì, l'ho vista. L'ho vista e beh, c'è poco da dire, nel senso andavano troppo più forte gli altri e si sono viste anche magari un po' ecco, quelle che possono essere le difficoltà di oggi della Juve. Cristian, ma Secondo te se no di qual una è? cosa. Ok, Vai, 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 scusa. Andrea. No, No, qual è il reparto più in difficoltà? Nel senso che a me sembra che tutti e tre i reparti, no, abbiano dei limiti. Cioè, nel senso, l'attacco magari ha poca fantasia, però quello può essere anche un problema legato al fatto che Di Maria e Chiesa non ci siano, che sono i due giocatori magari di maggior talento lì davanti. Centrocampo anche mi sembra che non ci sia troppa qualità, però anche lì Paredes magari è un giocatore che manca. In difesa, dicevamo prima, troppo statici, ormai forse Bonucci è alla fine del ciclo alla Juve, anche Cuadrado,
Secondo lei, però, qual è il reparto più in difficoltà dei tre? Vabbè, hai citato tu delle assenze, credo, fondamentali per quelle che magari erano le idee della Juve a inizio stagione. Quindi parliamo di Paredes, di Pogba, di Maria, Pogba. di Chiesa, cioè gente che fa la differenza e come. Però è un problema di squadra generale. Poi è normale che quando soffri, soffri dappertutto e quindi magari entri in un vortice che è difficile uscirne perché anche ieri sera questi arrivavano da tutte le parti e partivano dai difensori, arrivavano davanti e quindi secondo me non c'è un vero e proprio problema, è un problema magari boh, di mentalità, di testa in generale, però non credo che sia assolutamente giusto colpevolizzare un reparto, anche perché tutta gente comunque forte, cioè Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alexandro, cioè parliamo di gente che ha partite e partite alle spalle, non parliamo di gente ultima arrivata. Patrizio ti chiede, qualche tempo fa hai detto che andare via dalla Juventus per Pirelli c'è stato un grande errore. Lo hai detto perché sentivi di aver perso il treno bianconero perché a Lecce non ti sei trovato come volevi o speravi? Beh, questa è una domanda che mi fa piacere. Perché sì, in un'intervista dissi che è stato un mio rimpianto non essere rimasto alla Juve, ma non per il Lecce assolutamente, anche perché come avete detto voi prima, è stato per me un'occasione di poter approdare per la prima volta in Serie A, però credo che sappiate anche voi e capiate anche voi che quando sei su quel treno lì e scendi è difficile risalirci e come vi ho detto prima, mi erano stati dati due biglietti di un treno che andava a Lecce e di un treno che si fermava a Torino e io da ventenne ho ragionato che avrei avuto più possibilità sicuramente di giocare a Lecce, però magari poi potevano ad oggi con la testa di un trentenne, oggi dico che potevano subentrare poi altre difficoltà normalissime. Quindi sicuramente per il treno passato, non perché mi sia trovato male a Lecce, anzi a Lecce sono stato benissimo e mi sarebbe sempre piaciuto un giorno tornare. Io sono curioso perché vedendo la tua carriera ho trovato un club che non vorrei pronunciare per non fare una brutta figura, un club russo. Spiegami un po' questa avventura. Vai, vai, Perché hai dillo, dillo. scelto... Allora, Krylia Sovetov Samara. Perfetto, bravo. Mai sentito? Perché sei andato in Russia e come ti Neanch'io. sei trovato? Allora, era l'anno che avevo vinto la Serie B con il Pescara, e quindi feci di tutto per rimanere lì e sembrava anche che avessimo trovato un accordo per poter rimanere in Serie A Pescara perché avevo questo desiderio di confrontarmi, avendola raggiunta, no, anche con delle buone partite. E avevo questo desiderio, questa voglia di confrontarmi con un qualcosa di diverso che era la Serie B. E sembrava tutto ok, e poi improvvisamente saltò tutto. E a quel punto lì il mio agente mi disse: c'è questa possibilità. È un po' da folle, da pazzo sicuramente, a scatola chiusa. Sono partito. Inizialmente pensavo fosse un gioco, un film. E niente, sono andato lì, i primi giorni terribili, ho avuto delle grosse crisi perché comunque era tutto diverso, la lingua, i compagni e tutto, però è stata una bellissima scelta perché ho conosciuto un altro paese, un altro campionato, un'altra mentalità. E allo stesso tempo poi mi ha aperto anche le porte della Polonia, che anche quella è stata un'esperienza fantastica. Mi sono confrontato e rapportato con dei campionati di Serie A che volevo fare, perché ho pensato se non c'è la possibilità di giocare in Serie A qui, il calcio esiste anche in altri paesi e sono andato, ho provato queste esperienze stupende, belle, molto.
Ma in Polonia hai fatto anche l'Europa, poi, vero? Nel senso, le competizioni europee. Purtroppo non ci siamo qualificati, Ah, però i però sì, preliminari, qualcosa del genere. abbiamo fatto i preliminari. Sì, abbiamo fatto i preliminari sia di Champions che di Europa League, ma non siamo riusciti ad entrare. Prima di passare alle prossime domande, io dico che il ricordo di Pasquato che ho è PES 2012, Carrera Master con Lecce, eri una meraviglia, fortissimo. PES 2012, io mi ricordo, crescevi tantissimo, spettacolare. Andiamo con le domande. Quello dell'anno dopo non c'ero più. Sempre Parinzio ti chiede, ho vissuto per diversi mesi a Mestrino, che Cristian sicuramente saprà. Voglio sapere da lui, meglio spritz con oliva o senza? Questa domanda io non l'ho capita. No, da noi in Veneto si beve lo spritz, no? E c'è chi mette l'oliva dentro e chi non la mette, ma è sempre un gusto personale. A me lo spritz personalmente non piace tanto, preferisco altro, però l'oliva è sempre buona. Hai già idea di cosa farai quando ti ritirerai dal calcio giocato? Assolutamente no. Questa è una domanda che mi fanno in tanti e non nascondo che mi mette tristezza perché quello che sto facendo è il sogno che avevo da bambino e poterlo continuare a fare per me è qualcosa di stupendo. E cambiare lavoro, comunque buttarsi in una nuova avventura che prima o poi arriverà, perché arriverà, mi auguro il più tardi possibile, è una cosa che mi mette tristezza perché appunto non potrò più fare quello che è sempre stato il mio sogno. Ma Però rimanere pian nel piano. mondo del calcio o... Sì, vedremo, vedremo. È un mondo Però ti difficile. piace? Ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe, è che non ho ancora individuato quello che potrebbe essere un mio ruolo, perché, ripeto, è un mondo difficile, dove bisogna anche avere tante conoscenze, tanti agganci. E bisogna studiare perché ora devi fare un sacco di patentini, un sacco di cose, quindi ci va anche dello studio, tra virgolette, non Tempo. una perdita di tempo, però assolutamente devi essere preparato. Però ripeto, non ho ancora individuato quale potrebbe essere il mio ruolo. Forse oggi mi vedo più come un collaboratore tecnico piuttosto che un allenatore o un mister in seconda. Domanda Quelli che comunque su battono le punizioni, insomma, con gli attaccanti a fine allenamento. Vabbè, quindi sul campo, non in giacca e cravatta, negli alberghi, a fare No, no, tanto trattative. se sei. No, no, se sei sul campo, poi sei comunque con la squadra, negli alberghi e nelle cose ci sei. Sicuramente non fai trattative, che lì è un qualcosa di veramente importante, ecco, ancora forse più importante rispetto poi a quello che si fa nel campo, sul campo. Non lo so, è una bella, bella domanda questa. Domande simpatiche, sostanzialmente ti chiedono il top player del Trento, se c'è qualche giocatore del Trento e a te il più forte che vorresti consigliare magari ad una Serie B, una Ma Serie A. abbiamo due o tre giovani interessanti. Io quelli datati come me ormai li scarto, non me ne vogliono i miei compagni. Però abbiamo due o tre ragazzi giovani veramente interessanti. Uno è Mihai, è un ragazzo rumeno della SPAL, un centrocampista. E poi abbiamo due ragazzi dell'Udinese, Ianesi e Ballarini. Che crescono veramente bene e hanno tutte le carte in regola per poter fare un salto di categoria. Sono giovani, devono lavorare, ma piacciono molto. Marco ti chiede invece se ti piace in particolare qualche giovane del Lecce, se hai avuto modo di vedere qualche talento giovane Ma sinceramente, no, anche perché sono tutti stranieri. Però Esatto. lì dietro hai una maglia importante, penso, e di un giocatore una qualità incredibile. Mi ricorda un pochino Giovinco, per caratteristiche, statura, dribbling, doti balistiche.
Ti chiedono Quadrado, che ricordo hai di Quadrado? Forza Lecce dice che secondo lui è poco intelligente, invece secondo me è molto furbo Quadrado. Ragazzi, ha fatto una Allora, carriera pazzesca, Quadrado, non è secondo me è diventato più molto furbo. intelligente, cioè. E soprattutto non hai visto bene come terzino. Beh, io ricordo che la prima partita che fece lì a Lecce, che andammo a Col giocare a Bologna. Bologna e vincemmo 2-1, la fece da terzino e poi fece una partita incredibile. È vero che poi il girone di ritorno credo che l'abbiano alzato e per le caratteristiche che ha, la velocità, il dribbling, è imprendibile. È imprendibile ancora oggi, figuriamoci con la gamba di quando aveva 20 anni, no? Era pazzesco. E mi ricordo che lui si fermava, ti guardava negli occhi e poi spostava la palla alzandola un pochettino, ma lo fa anche oggi. E non lo prendevi mai. Però Domanda molto incredibile, schietta, pazzesco. Cristian, secondo te ci salviamo? È dura. No, è dura anche perché cioè non, è un campionato difficile, come ho detto prima. È vero che oggi c'è la Sampdoria, è vero, c'è il Verona che sono lì sotto, che hanno delle difficoltà. Però campionato di A, ripeto, c'è anche per un divario economico proprio di investimenti, a parte il Monza che vabbè sappiamo la proprietà, cioè è difficile veramente. Che ricordo hai di Lecce Milan 3-4? Che a fine primo tempo stavamo già festeggiando. Vabbè, ricordo lo stadio stupendo, pieno, partita incredibile fino al primo tempo e poi un disastro. E poi un disastro calcistico. Gli spogliatoi sono stati, non so, una mazzata, ragazzi. Non lo so perché io non credo di essere entrato negli spogliatoi, quindi non so cosa sia successo. Non ho idea. Non ho idea, Forse vabbè, ma poi fece Boateng quei gol lì che li fai solamente quando poi la partita finisce così. Cristian, ma tu non Un segno. hai, ti volevo chiedere una cosa, hai mai affrontato o hai mister Baroni diciamo in qualche tua presa, diciamo, cosa, Beh, partita io lui precedente? l'ho avuto a Pescara. L'anno di Ok. Pescara l'ho avuto, però venne esonerato l'ultima partita che ci giocavamo i playoff con Livorno. E poi l'anno successivo lui era a Novara e giocammo contro la semifinale dei playoff e vincemmo noi. Che tipo di Sì, calcio poi. faceva all'epoca a Pescara, quando sei stato a Pescara? Beh, io ricordo giocavamo 4-3-3, poi ce l'avamo messi 4-4-2. Beh, un allenatore già all'epoca molto molto preparato, ricordo che ogni giorno facevamo delle analisi video che credo abbia mantenuto parlando ora con qualche ragazzo che l'ha avuto anche ultimamente. Quindi sicuramente un allenatore preparato. Poi, come ho detto prima, anche per gli allenatori affermarsi in Serie A non è facile, non è assolutamente facile. Infatti lui, tra virgolette, è un po' altalenante tra A e B, però in B sta facendo e ha fatto campionati molto, molto, molto importanti, quasi sempre al vertice. Quindi sicuramente è un allenatore molto, molto valido. Proprio perché lo conosci, ironicamente dicono: Cristian, diglielo tu a Baroni che deve cambiare modulo. E che modo dobbiamo fare? Mando un messaggio più tardi, vediamo. Cosa vogliono i ragazzi? Cosa vogliono? Un 3-4-3? Cosa? A Lecce gioca 4-3-3, come hai detto tu, Ma a cosa Pescara. vogliono i tifosi? 3-5-2, 3,3-4-3. I tifosi vogliono sempre qualcosa di diverso, no? no. Sempre. Lo saprai meglio di noi. Sì, no, vabbè, ma poi sai, anche lì è ruota tutto in base ai risultati. Perché Certo. il calcio è questo, soprattutto in Italia, guardano solo quello.
Cioè, pensiamo in Inghilterra al Liverpool, che penso sia quinto o sesto, c'ha 10 punti da In Italia ci sarebbero già contestazioni, metà stadi vuoti, petardi in campo, una mentalità completamente diversa. Cristian, ti ringraziamo per essere stato con noi, simpaticissimo, grazie per la disponibilità e ti facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Ciao Ciao Cristian. Cristian, grazie Buona mille e partita. ciao. Ciao, ciao, ciao. Andiamo subito al prossimo ospite, Dario Mastroianni di DAZN. Ciao Ciao Dario. ragazzi, ciao, Ci buonasera. diamo Ciao. del tu? Sì, assolutamente, dovete, dovete. Io ti invidio, ma non ti invidio per domenica scorsa, perché hai commentato una partita che io non avrei voluto mai commentare. Probabilmente, non so se è stata la prima partita di Lecce che hai commentato, ma sicuramente ti sei trovato il peggior Lecce della stagione, a dover commentare. Allora, quest'anno la prima integrale sì, avevo fatto una diretta gol contro il Monza e lì avevo visto in realtà una buona squadra, soprattutto nel secondo tempo. E sì, è vero, è stata una domenica un po' così. Diciamo che mi aspettavo una squadra per approccio un po' diversa, perché arrivavi da una prestazione positiva in cui hai proposto con la Fiorentina. E viste le difficoltà del Bologna, che è vero, aveva fatto una settimana a livello di prestazioni positiva tra Napoli e il passaggio del turno in Coppa Italia, mi aspettavo però comunque un Lecce che provasse a giocarsela di più e a mettere in difficoltà ancora di più una squadra che a livello psicologico magari non deve fare quel campionato lì in partenza. Poi abbiamo visto negli ultimi anni che invece quando hai obiettivi più alti e ti trovi a fare una stagione magari in cui rischi o comunque devi pensare anche a salvarti seriamente, magari va in difficoltà. Mi aspettavo che Lecce provasse a mordere da quel punto di vista, invece ha rinunciato un po' troppo, secondo me, a giocare, perché arrivavi da prestazioni in cui invece hai dimostrato di poter fare partite diverse. Ma tu sei d'accordo che la sensazione che ha avuto perché Baschirotto e Falcone hanno detto che avevano troppa, il Lecce aveva troppa pressione. Tu hai avuto la stessa sensazione? Hanno sofferto la pressione magari nella partita? Secondo me, se c'era una squadra che doveva avere pressione domenica era il Bologna, sentendo anche le voci dello spogliatoio del Bologna. Loro sapevano che per la loro stagione quella era una partita da vincere sì o sì. Il Lecce, tra virgolette, poteva permettersi un giro a vuoto, però, vi ripeto, mi aspettavo una partita impostata in maniera diversa. Non so, in Serie A pressione, se ti devi salvare, ce l'hai ogni giornata. E il Lecce sa che deve giocare ogni 90 minuti alla morte. Scusate, però è una mia espressione bruttina, però è la No, realtà ma dei è così, fatti. è così, è così, è così. Quindi niente, davvero, mi aspettavo semplicemente un approccio diverso. Poi il secondo tempo, secondo me, ha tante cose di positivo da poter salvare, e anche a livello di figure. Udén è entrato benissimo. Sono incastrate un po' di cose negative, secondo me, perché poi ho visto, credo, il peggior Yulman di sempre a Lecce. Ma è normale che anche un ragazzo come lui arrivi a sbagliare una partita, se si può dire sbagliare. Semplicemente è stato più sporco, più impreciso del solito, ma nel primo tempo non ha girato tanto, ecco. Vediamo qualche commento. Grande Dario, l'uomo delle freccette. Sì, no, un sacco di È persone hanno commentato vero. anche sui social nostri di Bene da Lecce, tutti a dire l'uomo delle freccette, no? Quindi sei riconoscibile anche così, oltre per il calcio. Lo Luca so, abbiamo una dice: bella community. Buonasera Dario, dalla voce mi aspettavo un 45-50enne, invece sorpresa. Complimenti per la professionalità. Ti ha fatto prima un non complimento e poi un complimento, un mix spettacolare. Vabbè, Vai dai, quindi Andrea. a metà si chiude. No, grazie mille intanto. Non so se ho una voce da quarantenne, perché anzi, ai primi anni era un po' acuta. Adesso pian piano sta scendendo. A Però furia di vedere grazie. il Lecce, no? È sceso. No, a furia di commentare partite, adesso il calendario è compresso per tutti, ma anche per noi. Andrea. Dario, io ti volevo chiedere, visto che hai detto che hai visto una partita, almeno una partita e mezzo del Lecce, c'è stato qualche giovane che magari non conosci, o qualche nome in generale che non conoscevi e ti ha sorpreso particolarmente, nel senso che hai detto, ah, cavolo, quel giocatore lo tengo d'occhio perché magari è un bel giocatore?
Allora, onestamente, ma la squadra nel percorso di crescita negli ultimi anni l'ho vista e commentata parecchio. Quindi, a parte chi è arrivato quest'anno, insomma, bene o male, i profili li conoscevo. Volevo vedere fortemente Banda dal vivo, e purtroppo non è stata una Giornata giornata così. sbagliata. Esatto, Me l'ha giornata fatto. sbagliata. Perché vedo che è un giocatore molto elettrico che può dare tantissimo, può accendere la squadra, però adesso inizia ad aver bisogno di concretizzare un po', di avere dei numeri, perché poi se giochi in quel ruolo, poi nella carriera ti servono i numeri. Ti faccio un paragone con un altro profilo che ha bisogno di fare numeri, c'era la Fiorentina che è Icone. Ad esempio, Icone, il suo massimo score in un campionato è stato nella stagione del campionato vinto con il Lille. 2019-2020 ha fatto 4 gol per un esterno da Tridente, sono pochi, soprattutto in una squadra che poi vince il titolo. Però è appena arrivato nel calcio italiano, ha tutto il tempo di crescere. Mi sembra anche in un contesto in cui comunque ha le sue chance, può fare bene. Poi io sono legatissimo al profilo di Hjulmand perché ero presente al Via del Mare il giorno dell'esordio Con del l'Empoli. gennaio 2020. Uno, se ricordo male, con l'Empoli, esatto, entra dalla panchina. Io avevo visto un po' di video su Y Scout e vedevo che aveva caratteristiche da playmaker. Pensavo potesse fare anche la mezzala perché ha una struttura fisica che in quel momento in Serie B avevano in pochi in quel ruolo. Poi obiettivamente invece da play funziona alla grande. Per il resto altri profili, Baschirotto lo conoscevo dall'Ascoli e mi ha impressionato a livello fisico per come si è adattato a fare il centrale, poi il campionato di Serie A per un difensore centrale sulle letture è complicatissimo, però sembra abbastanza sveglio, quindi bene. Ti rubiamo meno di 10 minuti, quindi voliamo con le domande. Da giornalista, secondo te la rosa del Lecce, onestamente, non ti sembra poco all'altezza di questa categoria? Magari fai anche un rapporto con le altre che si giocano la salvezza, così mettiamo sullo stesso piano. Allora, nel senso, a parte che non vorrei dare troppe opinioni dopo 11 giornate, diciamo che magari ci aspettavamo un mercato un filo diverso, non lo so, secondo me c'è un buon mix, non sottovalutiamo quello che un giocatore come un TT può dare proprio in termini di settimana, oltre che di 90 minuti, perché porta un'esperienza, una fame, un'ambizione che magari in quello spogliatoio per natura non c'è arrivando da una stagione come quella dell'anno scorso, dove comunque si è ottenuta la promozione, ma il salto di categoria si sente. E a livello di rose, sto provando a confrontarla, mi viene in mente quella della Cremonese, secondo me siamo abbastanza lì come livello. Però stiamo vedendo che è un campionato in cui tu puoi avere anche una rosa sulla carta più forte, ma se poi in campo manchi e perdi punti, la Samp non è una squadra che ha una rosa sulla carta inferiore a quella del Lecce o della Cremonese, però la carta non serve a nulla. Esatto. Stefano. Io, Dario, ti volevo chiedere invece una tua opinione sull'esodo giallorosso a Bologna. L'hai visto dal vivo? Ti voglio chiedere, li hai visti sempre vicini alla squadra oppure ogni tanto l'hanno anche sollecitata a fare meglio? Pubblico spettacolare, non lo scopro io, è una caratteristica degli ultimi anni, soprattutto secondo me da quando Sticchi Damiani è riuscito a dare stabilità ad una piazza che merita di averla, merita di avere ambizione, perché comunque gli anni 2000, insomma, il Lecce di solito c'era, ci faceva divertire. Ho altre trasferte in cui ricordo Esodo. Mi ricordo quella di Cremona ai tempi di Liverani, Non stagione della sono mandati promozione. bene gli esodi del Mai, Lecce, comunque, mai, mai felici. quella è vera, è andata male. Beh, anche l'anno scorso a Vicenza, però effettivamente però è una tifoseria che è sempre lì. Poi io ho No, no, quello. vissuto in prima persona la stagione con Liverani della promozione Lecce-Brescia, che è stata la partita in cui il Lecce si è preso in mano Tabanelli. il destino, lì. Mi ricordo un Via del Mare in cui per la prima volta in stagione c'erano più di 20.000 persone perché c'erano delle restrizioni, erano riusciti ad aprire altri settori. È stata la mia prima telecronaca davanti a così tanta gente. Mi ricordo un'emozione incredibile, ma
Insomma, il pubblico lì c'è sempre, se può rispondere è presente, questo è un grande vantaggio. Cosa ti aspetti dalla partita con la Juventus? Una partita trappola, secondo me, perché magari commetti l'errore di poter pensare che, visto la difficoltà della Juve, allora puoi quasi sicuramente fare dei punti. Invece va, secondo me, interpretata come una partita complicata, perché comunque la Juve ha delle individualità che spostano tutto da un momento all'altro, poi le difficoltà che hanno sono di altri tipi. Però mi aspetto un Lecce molto intenso, molto aggressivo, sicuramente diverso da quello dei primi 45 minuti del Dallara e magari un po' più cattivo sotto porta. Vai Andrea, ultima domanda, spendila bene. No, sì, io in realtà vorrei continuare un attimo a parlare di Juventus, no? Perché poi la prossima partita, ovviamente, cioè, come pensi che possa sistemare questa Juve Allegri e se pensi che già da Lecce possa fare dei cambiamenti, perché poi sarà importante anche come arriverà la Juve a Lecce, l'approccio, ma anche gli uomini che sceglierà, perché si gioca tanto. Io non so se Allegri può essere messo in discussione se non dovesse fare il risultato a Lecce, ma credo che possa accadere, credo che comunque la Juve in generale si gioca tanto, perché perdere punti a Lecce l'allontanerebbe ancora di più dalle prime. Allora, io credo che le colpe non siano tutte di Allegri, credo anche semplicemente come dire, io ragiono molto per ciclicità delle cose, quindi nella vita, nello sport, nel calcio a maggior ragione. Quindi secondo me per una serie di fattori ho le mie convinzioni, scusate, insomma, mi riaccendo. Ho le mie convinzioni sul fatto che è normale che dopo magari 9 anni di dominio in cui non hai sbagliato neanche una scelta, arrivino quelle 2 o 3 stagioni in cui magari non vinci. Quindi hanno tutti probabilmente delle responsabilità, ma non solo quest'anno, nell'ultimo triennio, da alcune scelte sul mercato in poi, al cambio di allenatori, andando anche in controtendenza con la tua filosofia, perché prendere Sarri in quel momento significava praticamente rinnegare tutto il lavoro fatto di Allegri, quando allo stesso tempo avevi il capitano di quella squadra, Chiellini, che diceva: noi siamo sempre stati un gruppo che godeva nel vincere 1-0. Quindi, secondo me, da lì sono iniziate un po' di scelte sicuramente criticabili. Poi è facile da parte nostra parlarne, però chi agisce sempre in situazioni un po' più difficili della nostra. E riguardo invece alla stretta attualità, secondo me il campionato aveva trovato un po' un indirizzo a livello di sistema di gioco. Noi ne parlavamo tra di noi in redazione, non contiamo veramente niente noi ragazzi, noi telecronisti, noi giornalisti, però c'era qualcuno che diceva: no, secondo me deve giocare per forza 4, però deve sfruttare tre attaccanti. Adesso, secondo me, a 3 la Juve ha una sua identità, che riesce anche a mascherare magari qualche problema in più a livello difensivo. Bisogna capire se rientrano quelli che devono rientrare, come rientrano, con che impatto, se porterà ad avere altri cambi dal punto di vista del sistema di gioco. È tutto lì. Adesso la Juve deve concentrarsi assolutamente sul campionato e probabilmente con l'Europa League, se dovesse raggiungere almeno il terzo posto in Champions, avrebbe ancora un calendario abbastanza compresso, però devono fare step by step, ripartire dalle 2 partite di campionato vinte e poi chiaramente vivere una serata come quella di ieri, credo sia pesante per il mondo Juve e per la mentalità che ha sempre avuto questo club, che punta sempre a vincere, però adesso si trova in una situazione di svantaggio rispetto ad altre big in Italia che stanno lavorando da anni in una direzione diversa e stanno iniziando a raccogliere. Ti ringraziamo Dario, ti chiedono soltanto se sai quando farai il Lecce di nuovo, come funziona a livello di calendario, se viene Allora, sto disformato. ragionando, secondo me fino alla pausa nazionali premondiale no, credo, sono andando a memoria. Adesso ho Lazio Salernitana, Milan Spezia, poi il turno infrasettimanale, niente, no, niente Lecce.
sono sicuro. Sì, ci vediamo a gennaio, alla prossima. 2023, 2000, dopo il mondiale. Grazie mille per essere stato con noi, per la disponibilità, davvero. Grazie a voi, gentilissimi. Ciao, Dario. Ciao, Dario. Ciao, ciao, ciao. E niente, niente, niente. Abbiamo parlato anche della... Abbiamo parlato della prossima partita, però adesso entriamo nello specifico sulla Juventus, perché c'è un carichissimo, super carico. Fabio Villani, ciao Fabio, live bianconera, come stai? Ciao Filippo, ciao ragazzi, un grandissimo onore e un piacere stare qui su Pianeta Lecce, perché sono un fan di Pianeta Lecce io. Io vi ascolto tutte le partite, tutti i report di mercato di Filippo. Filippo, sai che ti tartasso sempre, quindi grandissimo piacere, ragazzi, stare con voi. Ciao Fabio. Vado subito con la bomba, eh. Vado subito con la bomba. Vai, vai. Perché Forza Lecce dice: secondo me Allegri ha davvero poche colpe. Dario ha ragionissima, perché Dario Mastroianni, non so se seguito, ha detto che non sono tutte sulle colpe. La Juve è in caduta libera. Secondo me il presidente nel corso degli anni ha iniziato ad abbandonare il suo impegno per il campo e ha puntato troppo sul marchio Juventus. Cambio logo, acquisto Ronaldo, tantissime scelte discutibili. Sei d'accordo? Voleva rispondesse Dario Mastroianni, ma rispondi tu. Sì, sono d'accordo. Ma Allegri è emanazione di Agnelli sul campo e sulla panchina. Quindi è un binomio. Cioè, quando si parla di Juventus e si parla di scelte di campo, di mercato, si parla di Andrea Agnelli che ha affidato la parte sportiva non a un direttore sportivo, ma a Massimiliano Allegri. Chi segue le dinamiche Juve purtroppo queste cose le sa. Cioè, è come se Sticchi Damiani affidasse, non lo so, a Baroni l'intera gestione della primavera, della prima squadra e anche la scelta dei giocatori da prendere sul mercato. Quindi è colpa di Andrea Agnelli, che ha delegato probabilmente all'uomo sbagliato in panchina e le scelte di mercato che ha Allegri. Quindi se questa è l'analisi, sono d'accordissimo. Subito a bomba, insomma. ma ieri, quando la Juve ha fatto quelle due reti, tu hai avuto la sensazione: ok, c'è stata la risposta, oppure vabbè, il Benfica sta passeggiando? Abbastanza episodica come rimonta, se tu mi chiedi questo. Cioè, io l'ho rivista ieri notte e l'ho rivista poi sugli highlights oggi sul canale. Stavano al 75esimo, non è nemmeno corretto parlare di 20 minuti, è giusto parlare di un quarto d'ora in cui, tra l'altro, in quel quarto d'ora il Benfica rischia anche di fare il 5-3 perché c'è il palo sul contropiede successivo. Quindi no, ragazzi, non c'è nessuna reazione. La cosa che dispiace, ragazzi, sapete qual è? È che io seguo chiaramente anche il Lecce, no? essendo di Maglia, essendo anche tifoso del Lecce, ovviamente. La cosa che mi dispiace è che voi fate, come dire, un giornalismo corretto e siete bravissimi, veramente. Vi seguo, per esempio, ho seguito l'ultimo post partita Lecce-Bologna, no? E voi giustamente parlavate dei limiti di Baroni, in qualche modo, di quello che Lecce ha prodotto nelle ultime partite. In casa Juve, chi fa tra virgolette opposizione a quello che succede, ragazzi, non è la stampa, sono i canali Twitch sparpagliati come il mio, qualche youtuber, non c'è nessuno della stampa che osa dire ed è un grosso peccato questo, ragazzi. È la prima domanda che gli è stata fatta ieri ad Allegri dopo la partita, l'eliminazione in Champions alla quinta giornata, che è storico per la Juventus: è Allegri, partiamo dagli ultimi 20 minuti. Ditemi voi, ragazzi, ditemi voi, è molto greve. Hai ragione Fabio, mettiamoci nei panni del povero Allegri. Chi di noi avrebbe rifiutato un'offerta folle come quella che gli è stata regalata? Certo. Ci sta a prendersela perché gioca male, ma lo vedo, troppa gente che crede sia lui l'unico problema e crede possa dimettersi e rinunciare a quel tesoro. Sono tanti soldi, no? 7 Fabio, io credo che non lo farà mai. No, ma da questo punto di vista Allegri è come Robin Hood. Robin Hood però rubava i ricchi per dare ai poveri e lui ruba i ricchi agli agnelli da 7 anni per dare a se stesso, quindi fa benissimo, però, ragazzi. Però dai. Dopo 7 anni non è più così povero, diciamo. Non è più così bravo. Non è più così povero. Quindi potrebbe anche... Ma bastavano 2 stagioni, in realtà lui sta lì. Fabio, ma Vlahovic e Alessandro come stanno?
Allora, Alexandro ieri non è partito titolare per una piccola botta ricevuto, ricevuta, ma alla fine è anche entrato in campo. Su Vlahovic c'era più clamore oggi, ma anche lui piccolissimo affaticamento. E per Lecce, secondo me, non partirà titolare, ma entrerà partita in corso, Andrea. E la cosa vi chiedo a voi, io che ho visto le partite del Lecce, voi che vedete le partite del Lecce, l'accoppiamento difensivo Vlahovic-Baschirotto non vi esalta un casino? Cioè, secondo me, se c'è un difensore che può mettere in crisi Vlahovic, che entra dopo 20 minuti, se non fa il gol, non la struscia, va in crisi. E Baschirotto, ragazzi. Io non so, come la vedete voi il Lecce? Cioè, come la schiera il Lecce Baroni sabato? Potrebbe andare o con un TT Pongracic oppure Secondo con me Baschirotto. un TT Pongracic non Baschirotto al E posto di Lindgren, Baschirotto secondo che si prende Kostic praticamente. me. Secondo me sì. Che interessante Pure anche secondo questo. me, pure Interessante anche secondo me. questo. In realtà, diciamo, il duello Baschirotto-Vlahovic sembrerebbe quello di Bremer-Vlahovic l'anno scorso. Bravo, ho Quindi. pensato la stessa cosa. Ho pensato la stessa cosa. Potrebbe Con lui che gli entra in testa e perde completamente la ragione. Potrebbe essere questo l'accoppiamento giusto. Però poi c'è anche il problema perché c'è Pezzella Galo, dall'altra parte ne stanno rendendo tantissimo e quindi bisogna capire come Gallo, fare. penso Gallo. Penso di Gallo, ma Può io penso che starci. questa volta si copra. Perché Kostic è uno che spinge parecchio, no? Quindi credo che lui si copra. E poi, secondo me, anche dal punto di vista fisico, siccome la Juve è molto pericolosa sulle palle inattive, perché Rabiot, McKennie, Vero. Baschirotto si fa sentire molto in area di rigore, nei calci d'angolo, le punizioni, Jandré un po' meno. Quindi anche sotto quel punto di vista, secondo me, sarebbe una scelta intelligente mettere Baschirotto terzino, Hai penso poi. bisogno di una squadra fisica sicuramente contro la Sì, Juve, anche per perché quello. cioè, devi sostenerli non solo fisicamente sui calci piazzati, ma anche a reggerli nei contrasti. Cioè, ragazzi, Rabiot, adesso possiamo dire tutto a Rabiot, però dal punto di vista fisico è difficile da tenere, anche ogni tanto nello scatto, devo dire la verità, nella progressione. Io ieri non sapevo cosa di fare, nel senso che sicuramente mo la Juve è depressa, insomma. Io la vittoria, ti favo la Della vittoria della Juve. Juve, Sì, sbagliate io pure. ragazzi, sbagliate, fidatevi. Perché la Juventus quest'anno, dopo le partite di Champions brutte, poi ha avuto il contraccolpo psicologico anche in campionato. Il Monza Juve arriva dopo Juve Benfica dell'andata. Ed è una squadra, considerando, ragazzi, devo essere un pochino, come dire, forte, considerando Però che è una Maccabi Haifa squadra. poi Torino avete fatto, Sì, ma c'è stato quei 2 giorni di ritiro che in qualche modo hanno scosso la squadra. Il Torino ha giocato senza punte, senza Sanabria, senza Pellegri, Filippo, e anche lì te la giochi sull'episodio e segna Vlahovic, ma non è una sta grande partita, dai. E poi è comunque un derby infracittadino, no? Quindi magari lo senti un po' di più e quel piccolo amore che hai per la tua maglia lo fai sentire in quella partita, ecco. Quindi secondo te il Poi con fatto che abbia l'Empoli. perso è la cosa più favorevole per il Lecce? Secondo me, ma dipende molto più dal Lecce. Ragazzi, il Lecce deve essere un pochino più coraggioso, secondo me. Un Lo pochino più. diciamo No, sempre. lo so. Cioè, quando io pensavo alla stagione del Lecce quest'anno, pensavo a una squadra che aggrediva abbastanza alta, che però, dato il mercato che aveva fatto, no, con tanti velocisti, con Banda, con Cissé, ripartiva alla stragrande e ti metteva in pericolo. E invece sta squadra, dopo la partita con la Cremonese, in cui Alvini se l'è giocata uomo su uomo, la vedo in difficoltà psicologica, non riesce, cioè non fa nemmeno la neopromossa. La neopromossa solitamente, almeno all'inizio del campionato, vuole un po', anche sugli ali dell'entusiasmo, mette un po' di garra in più, corre un po' di più, ti va a prendere alto. Il Lecce non sta facendo tutto questo. L'ho visto con la Fiorentina, bene, un tempo, poi è crollato nel secondo. Fabio, Ti glielo chiedo. stiamo dicendo in tutti i modi comunque. Beh, in ogni caso, il problema è che quello che tu dicevi, no, dell'utilizzo degli esterni, dei velocisti, non ci sta riuscendo più. Cioè, è un gioco che avevamo Ma un po' provato a fare. come ve lo spiegate? Secondo me è una lettura da parte degli avversari che ormai hanno capito come mettersi e Raddoppiano continuano. sugli esterni e. No, ma non solo doppio sui esterni, ti bloccano proprio la possibilità di andare a correre Sissé o comunque diciamo Banda o Strefezze, che sicuramente manca la
la necessità, no? quella voglia che dicevi tu di andare su ogni pallone. Però io ho avuto un'illuminazione. Intanto mi rispondi a questa qua, però c'ho la domanda dell'anno. Saresti contento di un pareggio? No, io devo vedere i tre punti in casa, cazzo, dall'inizio dell'anno. Fatemi vedere i tre punti in casa, dai. Porca allora, miseria. Fabio, io la Juve non la vedo. Io l'ho vista la prima partita della stagione della Juventus, l'ho vista. Però mi vedo le analisi di Lele Adani. Lele Adani... Che stappa champagne ogni sconfitta della Juve, lui stappa una bottiglia. Esatto. Fa bene, e fa benissimo. E lui... dice una cosa che ogni tanto dico io, però invece di Vlahovic dico Sissé. Quindi voglio capire se è vero che siamo nella stessa condizione, nel senso che lui dice come fa Vlahovic a rendere se gioca a 60 metri dalla porta. Io ogni tanto mi rivedo e dico come fa Sissé a rendere se gioca a 60 metri. Ma è vero che il baricentro è lo stesso? È giustissimo. Ma infatti ragazzi, però io infatti sono molto deluso. Io dovrei stare qua a parlare di Allegri, ma vorrei parlare di... io sono deluso da Baroni, perché io l'ho visto in B che faceva cose straordinarie. Io sono stato un anticorinista, ve lo dico sinceramente. Cioè con Baroni ho veramente... a me Baroni piace tantissimo, infatti sono deluso. Cioè, no, forse secondo me ha un po' di timore reverenziale nei confronti della Serie A, lo vive forse come un tormento personale il fatto di essere arrivato alla massima serie sempre da neopromosso. Però Fabio, questa volta sta cercando di fare qualcosa di diverso. Mm-hmm. Il problema è che qualcosa di diverso lo stiamo facendo da dopo la vittoria con la Salernitana, cioè quella doveva essere... no, esatto. La consapevolezza, acquisire la consapevolezza nei nostri mezzi e quindi poter ancora più alzare l'asticella. Invece da quella partita stiamo regredendo. Io voglio pensare che la partita con la Juventus possa essere, come ho detto prima, la partita tra virgolette decisiva, perché cioè di svolta, perché comunque una partita dove non c'è nulla da perdere e quindi può giocare libero mentalmente, può dimostrare di esserci e di stare sul pezzo. Quindi una partita dove ovviamente secondo me, e penso che tu me lo possa confermare, si gioca molto più di più la Juventus, perché la Juventus a Lecce deve vincere per forza, soprattutto dopo l'eliminazione in Lecce. Certo. Se non prende punti con la Juve ci sta, ci può stare. però vedi, sta cosa qui secondo me a Lecce va un po' eliminata, nel senso che... E voi avete assolutamente ragione, però sta Juventus in difficoltà, si può battere, certo. Ragazzi, battere. Se il Lecce mette la grinta giusta e non ha paura di scendere in campo con la Juve, l'ha battuto il Maccabi la Juve, ma combattuto in modo che poteva netto. Anche fare 3-0, netto, non è che è una vittoria episodica. Perché il Lecce non può fare una bella partita sabato? Hai i mezzi per fare una bella partita. Dove potrebbe essere, qual è il reparto che in questo momento la Juve, in cui la Juve sta soffrendo di più, e quindi dove il Lecce potrebbe... Ma adesso anche a causa delle assenze dietro, perché non ci avrà Bremer, non avrà De Sciglio, anche De Sciglio non so se sia un plus o minus, no, forse potrebbe anche non giocare Bonucci. Io ho sentito che potrebbe giocare Rugani. Potrebbe giocare Rugani sabato, ragazzi. Ecco, accoppiamento Sisè-Rugani. Se Sisè non sfrutta quell'accoppiamento fisico atletico, è di velocità. Quando lo mettiamo? Ma gioca Gatti poi. Conoscendo Allegri, dopo la partita di ieri gliela fa pagare a Gatti. Già ieri averlo messo secondo me è follia, cioè Gatti ieri, infatti ho sentito, allora, però l'hai preso, l'hai pagato, che devi fare, cioè nel senso è un giocatore, devi valorizzare, devi in qualche modo valorizzarlo, però hai speso pure. Non dirò una cifrona, però comunque è una cifra sì. Nemmeno poco, ecco. Io che una cosa che mi viene dall'anno scorso, Andrea, in futuro invitiamo qualche giornalista o comunque qualcuno da Frosinone. Io voglio sapere se è meglio Gatti o Lucioni, perché io già l'anno scorso per me Lucioni era il miglior centrale della Serie B. Gatti il 98, Filippo, Gatti il 98. Sai che l'anno scorso giochi da 8 anni quando sei 98. Sì, certo, certo, però nel senso Lucioni sarà, ora non lo so, 87, 88, lo sei Lucioni. 34 o 35 forse.
89, ma lo sai che l'anno scorso, Filippo, quando parlavo di Gatti in ottica mercato Juve, perché è arrivato a gennaio, poi c'è stata la partita del Lecce Frosinone, in cui Coda praticamente lo disintegra in quel duello aereo. Io lo ripetevo sempre: bravo Gatti, però l'ha accellato Massimo Coda con gli attaccanti di Serie A, poi dov'è che vai? E tutti, ma no, ma Gatti è bravo. Ghicchier a Monza, sì, certo. Vabbè, certo. Però ragazzi, comunque dipende, cioè giocare nel Frosinone, ma giocare anche nel Lecce e giocare nella Juve. Vabbè, Andrea dice forza Juve, la aiutiamo qua, dai. No, ragazzi, non è quello. Non lo sto dicendo io, lo sta dicendo Sperti, incredibile. No, però ragazzi, ho capito, ma il contraccolpo di una grande squadra, cioè è così, non è che ora giocare in una grande squadra ti mette anche delle pressioni diverse. Secondo me, ragazzi, non è scarso, non è un giocatore, può anche essere un giocatore Juve. Poi se gioca Gatti e non gioca Bremer, siamo tutti contenti, ovviamente. Fabio, no, ma Bremer non gioca, dimmi Stefano. No, per ti voglio fare una domanda, ma secondo te in questo momento dove manca il Lecce, in quale reparto, cioè soprattutto parlo di uomini, e cosa secondo te la Juve potrebbe offrire al Lecce a gennaio? Cioè c'ha qualcosa, c'ha qualcuno, qualche giovane? Allora, il Lecce in questo momento manca di un centrocampista, di una mezzala forte, che possa un pochino far sganciare gli attaccanti, perché i nostri i centrocampisti del Lecce sono Askilsen, Bistrovic, sono tutti di stampo difensivo, ragazzi, che no, ed è incredibile sta cosa, ragazzi, è incredibile. E come parlavate voi in estate, Ferguson non è arrivato l'altro dalla Premier, Norman. Io mi aspetto, Filippo fino all'ultimo mi ha fatto sperare che Corvino c'aveva qualcuno in mano fino al 31 d'agosto, poi alla fine Filippo ma fino all'ultimo giorno stavo lì con Filippo, sono le 18, lo prendiamo il centrocampista, sai cosa, io l'altro giorno ne parlavo anche con altri, Fagioli non sta giocando, Fagioli non vede più il campo. Ecco, se Corvino... Non ci dispiacerebbe Fagioli, non ci dispiacerebbe. Porca miseria, metti Fagioli accanto a Hjulmand. Io sono d'accordo. Sai di Fagioli che non mi convince troppo l'aspetto fisico, no? Nel senso, è un po' leggerino, forse questo Lecce ha bisogno di un centrocampista box to box, però un po' più... Però non notate voi, ragazzi, che a centrocampo in Lecce c'è gente che tende veramente a nascondersi, ci sono interi 20 minuti di gioco, fasi di gioco in cui i centrocampisti del Lecce non toccano il pallone perché si scavalca sempre un reparto, lancione lungo, Falcone credo che sia un portiere fantastico, ma che la giocata che fa è rilanciare lungo a stile anni 90, che mi dispiace un po' da vedere sta cosa. Però questo, cioè, non dipende tanto dai giocatori, dalle caratteristiche dei singoli, quanto da un'impostazione che hai dato alla squadra. Però Hjulmand per fare lo step in più deve toccare secondo me tanto il pallone, e quest'anno lo sta toccando molto di meno. Non so se l'impatto con la Serie A, ma mi aspettavo molto di più da Hjulmand, ragazzi. Effettivamente sì. Vabbè, quindi ci porta Fagioli, ha detto. Sai perché la domanda, Fabio? Perché in estate, se non ricordo male, c'era stato qualche avvicinamento ai vari Fagioli, Ranocchia, Dragusin, Frabotta, anche... alla fine abbiamo preso Frabotta. E io, allora, posso raccontare un aneddoto tra me e Filippo? Posso raccontare? Allora, siamo ai primi di giugno, il mercato apre. Una mattina Filippo mi scrive su WhatsApp: Fabio, stiamo prendendo Frabotta, che te ne pare? E io: Filippo, ma da tutti i video della Juve proprio Frabotta è piare, e va così la cosa. Guarda che Frabotta ha fatto l'anno con Pirlo, e in qualche modo diciamo che è stato scartato dalla Juve in malo modo. Io cercavo di convincerti che Frabotta è buono. Esatto, io che l'avevo visto più volte, ho detto: no Filippo, sfidati Filippo, non vale, detto alla Corvino. Tra l'altro sono il primo o il secondo acquisto del Lecce, non mi ricordo. Dopo Brancolini. Sì, Brancolini, sì, Brancolini però a parametro zero. Filippo era proprio estasiato. Il primo acquisto, vero? Sì. Guardate che secondo me Frabotta... Non sta facendo male a Frosinone. Esatto. Ha fatto l'asse col Bari.
No, ma ha fatto due assist a in Venezia Frosinone, ha fatto due assist. Tre assist, no, ma mi confermate voi sta cosa, che faceva fatica purtroppo per il ragazzo anche a livello fisico a terminare sessioni di allenamento quest'estate? Si diceva così. Aveva qualche problema di natura fisica e per quello probabilmente, perché poi tecnicamente secondo me non è un giocatore scarso, non è un giocatore che non può stare nel Lecce in Serie A, secondo me. Però probabilmente non dava garanzia dal punto di vista fisico, e quindi fare la coppia Frabotta Gallo con Frabotta magari che non dava garanzie, Gallo esordiente in Serie A, era un rischio. Per quello abbiamo scelto Pezzella e dando Frabotta. Però Frabotta a Frosinone è iniziato malissimo, perché ha procurato due rigori in Parma Frosinone, però si sta riprendendo, ha fatto 3-4 assist, 3 assist, buone prestazioni. Quindi in Serie B per me è un lusso Frabotta. Se sta bene. Mentre Pezzella a Lecce purtroppo sta un po' deludendo le attese. Purtroppo. Non lo so, secondo me è una... ma ragazzi, cioè io mi sorprendo, sai perché? Perché comunque Pezzella, cioè, ha giocato con l'Atalanta, cioè un giocatore che conosce bene il campionato, conosce le dinamiche, tante cose. E qua è arrivato, che poi noi in realtà lo mettevamo in confronto comunque con Gallo, con Frabotta, quindi appena arrivò lo vedemmo giocare e ci sembrava un giocatore della Serie A. Poi man mano invece il rendimento è calato, cioè ci sta sembrando un po' passivo. No, ma secondo me sta soffrendo fisicamente, sta soffrendo. Sì, lo vedi proprio appesantito, ma non a livello di peso, proprio appesantito nella gestione, quando deve salire più volte sulla fascia, poi magari non riesce a tornare in fretta. C'è un giocatore in difficoltà, probabilmente forse è legato al fatto che non ha fatto la preparazione fisica con nessuna squadra, perché l'ha fatta a Parma ma da fuori rosa, e quindi magari ora che sta tornando al pari con i compagni ancora non sta al top. Però Pezzella non si discute, ragazzi, cioè sulla carta è un giocatore, è uno di quegli acquisti che devono far fare il salto di qualità a Lecce, no? Fabio, cosa ne pensi Locatelli? Ha bisogno di un sistema, questo penso. No, ragazzi, Locatelli è bravissimo. Quanti palloni toccava nel Sassuolo di De Zerbi Locatelli? Era al centro del gioco, tantissimi palloni. Perché nel 4-2-3-1? Noi adesso gli chiediamo a Locatelli di fare legna a centrocampo, di verticalizzare, di portare l'acqua, è veramente complicato giocare il gioco della Juventus. Poi in quel ruolo lì va in difficoltà Paredes, giocatore internazionale, viene appareso, ma va in difficoltà Locatelli, non con Allegri, ma nell'ultimo Pjanic è andato in difficoltà anche per vari motivi, perché più o meno era sempre quella l'impostazione. È difficile, ragazzi, valutare i giocatori della Juventus in questo, è molto complicato. Cioè, voi, ripeto, siete fortunati a dover commentare il Lecce, perché comunque, nonostante qualche limite, Baroni dà una sua identità, poi ha le sue fisse, un po', come dire, talebano in certe cose. Ma la Juventus, commentare le prestazioni dei singoli negli ultimi due anni è impossibile, ragazzi. Perché poi alla fine io ho fatto la battaglia per Kulusevski, i tifosi di Juventus, non sta in piedi, ma non sa stoppare il pallone, ma è scordinato. Kulusevski va al Tottenham e puntualmente diventa un giocatore di calcio interessante. Ma quindi, magari Fabio, ti ripeto il concetto, io non guardo la Juve, però seguo Lelia Adani. Ma quindi tu sei d'accordo con Lelia Adani? Filippo, l'Ai Bianconera, che è il mio canale che tu conosci, ci chiamano gli adanisti juventini, satanisti, così, capisci? Fabio, ma se Allegri non vince a Lecce, o mettiamo il caso, perde a Lecce, non salta? Non salta mai? No. Un uomo disperato in live, ragazzi. L'unica cosa che può succedere è che durante la sosta del mondiale non ne possono più. Allora, diciamoci questa cosa: 3 su 4 in dirigenza juventina lo avrebbero non preso innanzitutto e l'avrebbero cacciato. C'è il quarto, che però è l'uomo più importante, il presidente. Il presidente non può dimettersi dall'incarico di presidente, è un Agnelli, no? Non può dire no, non faccio più parte della famiglia, fate voi. No,
Però da quello che filtra un pochino è che a novembre ci sarà una resa dei conti. Poi la Juventus non ha mai esonerato un allenatore in corsa, l'ha fatto con Ferrara nel 2009-2010, prese Zaccheroni, ma non era la gestione ancora Andrea Agnelli. E Allegri, secondo me, all'interno dell'ambiente Juve, cioè ovvero la dirigenza Juve, ha talmente tanta credibilità in qualche modo che secondo me non lo esonerano nemmeno se perde Lecce, Lazio, Inter. È una questione politica, ragazzi, non è questione tanto calcistica. Oggi parlare di Juventus vuol dire parlare di equilibri finanziari del gruppo Exor, di Andrea Agnelli e il progetto Superlega, di quello che vogliono fare, di la posizione di Andrea Agnelli. Sì. Una curiosità, ma tu eri pro o contro la Superlega? Allora, ero pro, ma no, ero pro con una Superlega differente, diciamo, più meritocratica e soprattutto, esatto, con un salary cap al proprio interno, non il Far West, cioè la Superlega dove il Real Madrid spende 500 e l'Inter spende 50. Per me era follia la cosa, poi vabbè, tanto era follia la cosa dei posti fissi, no? Cioè quella era senza merito, quindi ti va, doveva essere una Champions migliorata, però sì, sempre sì, per sì, merito. Sì, sì. Tu mettere tre squadre fisse lì così, cioè in Serie A che facciamo? Ci guardiamo. Andrea, scaldiamo l'ambiente, dai. Quanti juventini ci dobbiamo aspettare, Fabio? A vedere il mare? Sì. Boh, non lo so. Ditemelo voi, come sta andando la vendita al settore ospiti? Bene, no? Tutti esauriti. Tutti. Beh, ma dai, immagino che... Vabbè, comunque, secondo me i 25.000 il Lecce li porta comunque del Lecce, no? Cioè, quest'anno anche la partita a lunedì c'era il pienone comunque da parte di così del Lecce. Ci sono i tifosi... Poi non partono a Torino ormai, perché poi c'è anche... Può anche darsi... Però vabbè, ci sarà pieno di... Vabbè, tifosi salentini della Juve, tifosi di Bari, sì. A livello di tifo organizzato... proprio della Juventus magari non verranno nemmeno, quindi può anche darsi, perché io ricordo che l'ultima volta non c'erano, infatti l'ultima volta il settore ospiti era abbastanza silente, cioè sì, ogni tanto un coro così, però non c'era un tifo organizzato, quindi è stato 3 anni fa sì, può dare. 2000, quello con Sarri 1-1 con Ben Messi e sbaglio era come oggi 26 ottobre 2019. Però me li aspetto un po' sparpagliati anche in est, me li aspetto un po'. Sì, anche se alla fine anche l'unico scontro diretto con una squadra delle Big 3, no? Con l'Inter, comunque lo stadio era per il Lecce, non è che era l'Inter. Sì, questa cosa è cambiata. Sì. C'è stato un Lecce-Juve in cui diedero la Sud completamente di voce della Juve? Esatto. L'anno di Matri ti parlavo. Bravo, ne parlavo ieri con altri amici. Non tutta la Sud, Non tutta la Sud, era una parte. Uno striscione che copriva tutta la Sud. Sì. C'era tutta la Sud, se non sbaglio sì. Se non ricordo male, no, era solamente una parte della Sud. Era. Vabbè, comunque prima era diverso. Ma guarda, io lo noto anche semplicemente andando al campetto, no, magari a giocare a qualche campo sportivo. Ora vedi tantissimi bambini con la maglia del Lecce. Questa è una bellissima cosa. No, perché prima io mi ricordo quando ero piccolo, io che ho sempre tifato solo Lecce, che litigavo con la gente che tifava altre squadre, no? Perché poi da piccoli erano così. Tu vedevi tantissime squadre, cioè tantissimi bambini con la maglia dell'Inter, del Milan, della Juve. Adesso sono molto di più quelli che hanno la maglia di Strefezza, di Pablo Rodriguez, di Hjulmand. Ma sai a cosa è dovuta sta cosa, secondo me, Andrea? A questa proprietà che sta inculcando una radice, cioè, è la cosa che sento pure io, perché io sono del 90. Io che sono tifoso di Juventus a 10-12 anni, quando c'era Lecce Juve, da 12 anni un po' stronzo. Se la Juventus giocava il campionato, chiaramente tipo per la Juventus. Adesso che però c'ho dalla mia parte in qualche modo una società che si vede che ci tiene al suo territorio, che tu sei abbonato, diciamolo. Sì, ragazzi, ma assolutamente. Questa proprietà ti sta vicino e tu hai modo di supportarla anche per un rapporto di fiducia che c'è, no, tra il tifoso e il presidente, ed è una bellissima cosa. Meriterebbe questo pubblico forse uno spettacolo più bello, ma
più bello, ecco, negli ultimi partiti. Guarda, Fabio, basterebbe pensare anche ai 10.000 magliette che sono state vendute, insomma, qualche giorno 5.000 fa. A Bologna, ragazzi, 5.000 a Bologna, impressionante. Vabbè, vediamo. Quindi la ciliegina sulla torta, quale sarà? Questa cosa, cioè, ci sei che segna e esulta così sotto il settore. Non sottovalutare il culo di Allegri, Filippo. Fino al 95esimo devi stare in tribuna stampa bello tranquillo, non manda messaggi, bello tranquillo. Che hai visto? Che quello gli basta nulla, caccia Ealing giù dalla panchina e ti ribalta la via senza manco sapere come si Porto chiama veramente Ealing giù. Sì, tu devi stare tranquillo, Filippo. Devi stare tranquillo. Questo è il momento delle live in cui io caccio una maglia delle prossime avversarie, maglia Juve non ce l'ho, al massimo una maglia della Fiorentina di Vlahovic, se proprio dobbiamo essere a tema. Poi comunque cioè, Fabio, tu sei lo Juventino che stimo di più dopo Nadi per vincere. Nadi per vincere sei inarrivabile. Ho visto che ha messo i pupazzetti, gli adesivi con Andrea Agnelli, sto una persona spettacolare. Poi Stefano non sta capendo nulla. L'ho avuto in live, cioè è un ospite spesso di LB, fa delle robe, è un artista, ragazzi, è un artista. Ed è in qualche modo anche autentico, perché poi un nostro di LB è andato a trovarlo in Sicilia quest'estate, eroe veramente. Vabbè, sì, comunque Stefano è tipo un tifoso della Juve che ogni volta che la Juve subisce gol prende una motosega, l'accende, inizia a tagliare robe, prende un televisore, lo lancia. Ma non ricordo se era quel signore là che tipo buttava, non so, la bandiera. Allora, ti dico una cosa, è quello che ogni 3 minuti durante le sue live urla Agnelli! È lui. bellissimo. Capito? Cioè, non ti puoi sbagliare. Ma poi che nel suo agitarsi diceva anche cose, cioè, no, infatti Stefano, ti ripeto, l'opposizione a questo modo di intendere il calcio della Juventus degli ultimi anni la faccio io, la fa Nati per vincere con la motose, ti ripeto, dovrebbe farla Balsarini che sta là da 40 anni per Mediaset, dovrebbe farla, non lo so, la fanno gli youtuber, siamo alla follia totale. Oggi c'è un giornalista di quota Juve, Filippo, posso fare il nome o ti lo metto contro, non voglio crearti casini. L'ho letto, ho capito chi intendi. Che allora, oggi una compagnia aerea internazionale fa, come quello che fa sempre, un'operazione di marketing prendendo in giro Allegri, come ha preso in giro l'Inter, come ha preso in giro il Milan, le grosse squadre quando escono dall'Europa, dicendo con noi non si esce dall'Europa perché puoi viaggiare gratis, una roba del genere, ok? Non l'avesse mai fatto, cioè il 99,9%, anche i tifosi juventini l'ha presa a ridere, perché è una battuta, è un meme. Questo giornalista, non faccio il nome perché voglio bene a Filippo, se ne esce con Ryanair, dovete pensare a far viaggiare bene i vostri clienti, perché è impossibile viaggiare, i ritardi, la pioggia che arriva e la è appena battuta. Come se il social media manager di Ryanair si occupasse del supporto logistico della compagnia. Ma alla follia siamo, ragazzi, alla follia. Voi immaginate... Allegri è pronto a fare il partito, sono sicuro. Il partito politico è pronto. Sì. Purtroppo non può entrare in Forza Italia perché Berlusconi lo odia. No, ma forse può fare meglio però... di Alexis. No, magari il 3, il 4 lo prende. Quindi... 3, 4. No, ma sono d'accordo con voi. Mi posso fare una domanda sul Lecce? Sì, e poi a dormire. Sabato Blen gioca a fianco per il discorso del fisico avrebbe un suo perché, oltre al fatto della tetra. No, aspetta, c'è Marco Marini che vuole entrare? No. Per un discorso meramente fisico... Io voglio Carlo, voglio salutare Carlo, ragazzi, devo parlare con Carlo. Ci sta seguendo, lo puoi salutare, Carlo. Ci sta seguendo. Grande Carlo, sei un grande, io quando ti ascolto è la carne del tifoso, sei un grande Carlo. Aspetta. Che è successo?
a casa, completamente a casa, non appena di grado Bonucci fortuna andrà al bar, ma non è non è in grado nemmeno di andare al bar, lascialo stare che non ci vede bene, lascialo stare per favore Axel. Vabbò, andiamo a dormire che è meglio, che sono stanco. Ringrazio Fabio, ciao ragazzi, un grande piacere, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e l'appuntamento è con Vittorio venerdì mattina e poi sabato il post partita di una schiacciante vittoria della Juventus. Ciao a tutti, ciao.